Ecco, allora, no, lasciatemi la parola con il moderatore. Io non faccio nessun contraddittorio, dico solo alcune cose. La cosa che fa più impressione è l'estrema... il mettere continuamente in discussione la buona fede delle persone che possono magari sbagliare, anche da parte di alcuni colleghi sindaci. Ognuno di noi può sicuramente essere preciso, può sbagliare, può fare le cose. Ma io sono sicuro, e dopo è scontato questa affermazione, che anche con i sindaci con i quali io magari mi trovo a confrontare non sono d'accordo, la buona fede e l'onestà intellettuale con i quali ci si confronta è quantomeno data per elemento di partenza, cosa che non trovo invece stasera, dove ci siamo sprecati con gli interessi fortunatamente non personali, sembrerebbe, ma interessi politici, faccio fatica a capirlo per me stesso, interessi economici o quanto altro, ecco, faccio fatica a trovare nei miei colleghi e anche in me questo tipo di, così, di ambizione ad arrivare chissà in quale situazione. Prima cosa, quindi il fatto che si può sbagliare, per amor di Dio, e sicuramente c'è chi sicuramente saprà fare meglio, ha fatto e saprà sicuramente fare meglio di me il sindaco, sicuramente ci sarà, c'è stato e ci sarà, però che la buona fede, la buona volontà, e come il sindaco di Verderio stava cercando prima di illustrare, la fatica che si fa alcune volte per arrivare a dei risultati magari che voi giudicate minimali, ma che rappresentano comunque dei miglioramenti rispetto a quello che alcune volte è possibile fare, quello io sono dato per scontato che fosse così, pur essendo molto spesso in contrasto con i miei colleghi. Seconda cosa, l'altra cosa che posso dire è che è veramente strano che l'unici a difendere il nostro territorio siano persone che soprattutto magari non risiedono neanche in questo territorio, perché i sindaci a quanto pare sono poco interessati nell'ambiente in cui vivono. Io personalmente sono nato a Calusco, vivo a Calusco, siamo a Calusco da generazione a generazione, faccio fatica a capire perché non dovrei difendere il mio territorio, così come i sindaci intorno, così come la fatica che si fa per trovare questo, faccio fatica a capire per cui non dovrei essere contento che il comune di Calusco d'Adda e tutti i sindaci intorno non abbiano dei miglioramenti. Faccio fatica a capire qual è strana logica per cui solamente le persone sedute qui, possessori sicuramente indicazioni illuminate, che possono dare... Guardate che se volete ci mi cenneta, posso andare avanti fino a domani mattina. Se ho concesso questa sala, perché non ho problemi a confrontarmi con nessuno. Che ho sentito stasera, ormai faccio un medico da troppo tempo, l'ho visto troppe volte cambiare la scienza, piegare i risultati della scienza secondo il momento, secondo le valutazioni. Troppe volte ho visto la scienza modificarsi, quindi sono ben cosciente della verità, ma risiede né su questo tavolo né per me con altro tavolo. Quindi finisco semplicemente dicendo che ognuno nel proprio ruolo è impegnato a cercare di fare il meglio, è giusto che voi facciate
la vostra battaglia, giusto voi facciate, portate avanti le vostre condizioni. Sappiate che dall'altra parte, non c'è gente che lavora contro di voi, ma c'è comunque gente che cerca di lavorare comunque per il bene della gente. E questo è l'obiettivo che ha il sindaco, che ho visto qua dentro e che vedo fuori, onestamente cerca di fare. Poi ognuno ha la propria responsabilità, la propria coscienza. Allora, a questo punto, lei scusi, no, un attimo, ascolti, lei chiede, lei chi è salito sul palco, lo presento un attimo, lei è un cittadino di Brusco, allora parli un attimo. Si può fermare un attimo, sindaco? Però, si fermi un attimo. Va bene, a carottare sul confine di Sorca e di Calusco, a carottare per fare la loro tangenziale. Allora adesso si deve... Allora, scusate, io chiuderei l'evento con una unica riflessione. Allora, il sindaco ha espresso la sua opinione, non so se tra i relatori qualcuno vuole aggiungere qualcosa. No, nessuno vuole aggiungere nulla. Io aggiungo solamente una cosa in chiusura. Innanzitutto ringrazio tutti per la partecipazione. Se ognuno, come ha dimostrato il sindaco col suo intervento, è possessore di una propria idea, noi anche qui giustamente siamo tutti possessori di una determinata idea, ci siamo mostrati una comunità, abbiamo dimostrato di non essere indifferenti, quindi a questo punto se siamo più numerosi a portare avanti la nostra idea, possiamo farla valere. Quindi il mio invito è: uniamoci, facciamo rete, non pensiamo sempre che niente si può fare contro i grandi, contro i politici, contro le multinazionali. Qualcosa si può fare, il fatto di aver riempito una sala qui con risorse zero, partendo da semplici cittadini, perché noi siamo semplici cittadini, pagando la sala con le nostre offerte, vuol dire che una sala non perdiamoci, rimaniamo in contatto. Se dovrà fare un ricorso al TAR, faremo un ricorso al TAR. Che tutti noi cittadini possiamo inviare delle comunicazioni, delle lettere a ognuno dei propri sindaci chiedendo un'analisi epidemiologica. Invadiamo le caselle email con le richieste di un'analisi epidemiologica. Facciamo sentire la nostra voce. Questo è quello che possiamo fare. Loro sono eletti da noi. Noi abbiamo un potere enorme. Non vogliamo che i tacimenti chiuda. Noi vogliamo semplicemente che i tacimenti non inquini, che l'autorizzazione della valuta della richiesta del progetto sia vincolata all'esito di un'indagine epidemiologica, perché vogliamo sapere se siamo malati e se rischiamo di ammalarci ancora di più. Rimaniamo in contatto, facciamo tutti rete, come diceva prima la signora di Treviglio. Grazie a tutti per la partecipazione.